Ho una domanda che mi assilla, non so, vi è mai capitato di far finta di essere diversi da quello che siete, magari per fare colpo su qualcuno o per non indispettire un'altra persona, magari esponendo idee o comportamenti che poco hanno a che fare con la vostra personalità? Ecco, in questo video parliamo proprio di questo, di bugie, truffe, inganni. Tutto riferito alle tragiche conseguenze dell'emergenza climatica e alle reazioni di chi è uno dei maggiori imputati per questa situazione, la produzione. Oggi parliamo di greenwashing. Prego Alberto, a te l'onore. Come spiega bene il video sugli stati più inquinati che abbiamo fatto qualche settimana fa, la signora Maria da sola non può fare nulla. Servono decisioni politiche condivise e non solo dai partiti del nostro Parlamento, ma dagli stati tutti, perché l'emergenza climatica è ovunque e se si tagliano foreste pluviali in Malesia per piantarci palme da olio o pezzi enormi di foresta amazzonica per avere la soia con cui fare i mangimi, beh, le conseguenze sono globali e si risentiranno anche a Prato o in qualsiasi altro comune al mondo. E la politica cosa ha fatto? A dirla tutta, ha perso tempo. È uno sport che le riesce molto bene, dal momento che lo pratica fin dal 1992, data della prima grande riunione globale a Rio de Janeiro. È stato nei successivi incontri chiamati COP e organizzati sotto la bandiera ONU che si è capito quanto distanti siano gli obiettivi di stati ricchi come il Canada, emergenti come l'India e poveracci come la maggior parte di quelli africani e molti latinoamericani. Non si è mai cavato un ragno dal buco fino al 2015, quando finalmente tutti i 196 paesi presenti firmano il famoso accordo di Parigi. Nei 7 anni passati da allora, le cose sono andate peggiorando, anche se in vari punti del pianeta sono state intraprese azioni importanti, come la definizione del Green Deal europeo, la crescita a macchia di leopardo dell'uso di fonti rinnovabili di energia, o la diffusione un pochino più seria della raccolta differenziata dei rifiuti. Mica come in via Pistoiese a Prato, dove nella Chinatown si butta tutto ancora nei vecchi cassonetti degli anni 90, più o meno. Per uscire da questo buco nero, la produzione si è vista chiamata a sostituire le vecchie linee inquinanti con altre che non lo fossero, a far uso il più possibile di energie rinnovabili e diventare, secondo la locuzione più diffusa, sostenibile o, siccome nel bel paese c'è gente che ama gli inglesismi pur non sapendo una mazza d'inglese, potremmo dire green. In effetti anche la pubblicità si è adeguata nel definire cosa sia sostenibile e cosa no. Se ci fate caso, quella delle automobili è nettamente cambiata a favore dell'ibrido e dell'elettrico. E così le persone, o meglio i consumatori, o meglio ancora le galline dalle uova d'oro, perché è di questo loro aspetto che parleremo, sono i primi a subire come uno tsunami tutto questo cambiamento e dovendo decidere se comprare un prodotto che si professa verdognolo o un altro puzzone che brucia il carbone, in generale sceglieranno il primo. Lo fanno spinti da quella pubblicità e da quegli articoli con gli stessi criteri usati per comprare il detersivo A invece del B o spesso per votare il partito A invece del B. Ma la domanda delle domande è: come possono in realtà sapere se quella merce è davvero green? Quel che oggi appare ovvio è che i prodotti green vanno di più, e per questo ogni produttore ha due strade possibili da percorrere. O cambia la produzione, investendo un mucchio di soldi, o ribadisce che i suoi prodotti sono green e sostenibili, anche se non è affatto vero. Una piccola bugia? No, una truffa bella e buona. Per una presa di posizione più puntuale di ste criminalate si deve arrivare al 2014, quando nel codice di autodisciplina delle comunicazioni commerciali viene inserito l'articolo 12 che recita: la comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono. Proprio a questo articolo fa riferimento il giudice di Gorizia, Francesca Clocchiatti, quando per la prima volta in Italia il 25 novembre 2021 emette una sentenza storica. In una causa tra due aziende produttrici di tessuti per auto si esprime chiaramente contro i messaggi pubblicati da una delle due, quali scelta naturale amica dell'ambiente, prima e unica microfibra che garantisce ecosostenibilità, fibra ecologica. Lo fa perché sono bugie, quei tessuti derivano dal petrolio. E proprio citando l'articolo 12 di qui sopra, fa presente che la condanna tiene conto di un'espansione rapida del fenomeno patologico del greenwashing. Non è nostra abitudine fare di tutta l'erba un fascio, perché ci sono molte aziende che si sono adeguate a questa nuova situazione, ma non pochi hanno fatto e stanno facendo i furbi, nascondendo i comportamenti abituali dietro una cortina fumogena che mostri un aspetto verde dell'azienda, come per dire: guardate che bravi che siamo, anche noi siamo ambientalisti. È questo atteggiamento che il ricercatore Jay Westerveld nel 1986 ha chiamato greenwashing, letteralmente lavaggio verde, ma che sarebbe meglio chiamare occultamento
verde. Lo ha fatto quando ha letto una pubblicità di alcuni hotel che invitavano gli ospiti a usare il più possibile lo stesso asciugamano. Così si è chiesto se quella richiesta era un invito a ridurre i consumi di acqua ed energia o a far risparmiare denaro all'albergo. In quest'ultimo caso si tratta, per l'appunto, di greenwashing. E non abbiamo neanche parlato del fenomeno del litterbug. Cosa vuol dire? Niente paura. Ci pensa Cambly, lo sponsor che ha permesso la realizzazione di questo video. Cambly è una piattaforma online disponibile sia per computer che per smartphone, dove potrete migliorare il vostro inglese svolgendo lezioni con tutor madrelingua a vostra scelta. Ma non finisce qui. Sentite di conoscere le basi grammaticali della lingua inglese, ma vi manca la pratica nella vita di tutti i giorni o siete a disagio nel parlare in pubblico? Niente paura. Cambly ha lanciato da poco una nuova funzione, Cambly Groups. Affiancati da tutor madrelingua potrete svolgere lezioni in piccoli gruppi assieme ad altri due studenti internazionali del vostro stesso livello. Sarete in grado di interagire con loro, comunicare, ascoltare e scambiare opinioni e idee, come se si trattasse di una conversazione reale, e migliorerete in questo modo la vostra autostima. Le lezioni di Cambly Groups durano 60 minuti e potete scegliere tra due piani tariffari. Non vi basta? Cliccando sul link in descrizione e inserendo questo codice sconto potrete ottenere il 50% di sconto sui piani annuali di Cambly Groups durante il periodo di lancio. E ora posso dirvi che un litterbug è qualcuno che getta rifiuti per strada. Non si fa. È un atteggiamento da Neanderthal. Ma torniamo a noi. Quello che sappiamo sul greenwashing riguarda soltanto casi che sono stati scoperti, che sicuramente non sono neanche tutti. Ci sono caduti colossi della produzione, ma spesso anche produttori sconosciuti. Ed è proprio qui che vogliamo cominciare, con un caso reale che sarebbe potuto capitare a chiunque di noi. C'è un mercatino che vende prodotti alimentari. Sopra l'entrata un cartello verde con una scritta gialla: mercato a chilometro zero. Tutto bio. Al di là del fatto che sul termine bio potremmo aprire un nuovo capitolo, l'intenzione del gestore è chiara. Si tratta di prodotti ad altissima ecosostenibilità. Siamo in pianura padana, nel Veneto. È curioso che chi compra non si accorga delle banane che arrivano dalla Sicilia, delle marmellate piemontesi e di quei sacchetti di plastica con su scritto biodegradabile al 100%, ma in realtà ottenuti con un additivo chimico, ad esempio l'ECM, mescolato alla plastica tradizionale, derivata dal petrolio, ma i sacchetti sono di colore verde. E tu ci caschi anche per questo. Nei mercatini rionali, ancora oggi nonostante la legge che vieta l'uso di sacchetti di plastica, ne trovi a non finire. Casi come questo sono avvenuti in talmente tante occasioni attorno al 2010 che è dovuta intervenire l'autorità garante della concorrenza e del mercato per chiarire le cose. Dunque, in quel mercatino, il greenwashing era di casa. Uno dei più clamorosi esempi di greenwashing viene alla luce il 18 settembre 2015. A comunicarlo è l'EPA, l'Agenzia Americana per la Protezione Ambientale. L'accusa è rivolta alla tedesca Volkswagen. Il cosiddetto Dieselgate consiste in un trucchetto realizzato con un software malandrino che fornisce dati sballati per aggirare le norme sulle emissioni inquinanti come gli ossidi di azoto. Il governo americano dice 500.000 di autovetture vanno riprogrammate. Ma la questione è ben più grave. La casa automobilistica fa sapere che le automobili coinvolte sono 11 milioni in tutto, una cifra enorme in grado di mettere in crisi anche il più importante gruppo automobilistico del mondo. Tra penali, multe e risarcimenti alle class action, la Volkswagen spende alla fine quasi 30 miliardi di euro e fa una figuraccia mica da ridere. Questo caso ha messo sotto accusa altre case costruttrici, tra cui Audi, FCA, Renault e in generale i sistemi di controllo e monitoraggio delle emissioni automobilistiche. Ma più che inseguire casi particolari di cui la rete è piena zeppa, sarebbe utile capire come mai non si riesca a limitare il greenwashing. E poi, domanda delle domande, chi controlla i casi di greenwashing? Cominciamo dalle grandi aziende, soprattutto energetiche. Tutte hanno prodotto un piano di decarbonizzazione, con l'obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050, secondo i criteri di varie proposte, tra le quali quella del già citato Green Deal europeo. Se cercate in rete, farete molta fatica a trovare un'azienda che non abbia il suo piano pronto ed esaltato dalla propria pubblicità. Attenzione, azzerare non significa non emettere più gas serra. Significa che quello che si emette va annullato da azioni contrarie, ad esempio piantando alberi da qualche parte nel mondo. A dare i voti alle compagnie ci pensa la Transition Pathway Initiative, o TPI, che sul proprio sito giura di essere indipendente e di fornire ricerche e dati sui progressi compiuti dal mondo finanziario e aziendale nella transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio. Così nel novembre 2021 una decina di aziende importanti nel campo energetico vengono promosse, anche se con qualche distinguo sulla ambizione dei propri progetti di decarbonizzazione. Tutti in linea con l'opzione 1,5
mezzo di Parigi? Possibile? Ma dobbiamo parlare di un'organizzazione, Reclam Finance. In un articolo pubblicato sul proprio sito, questa dà un giudizio non tranquillizzante dello studio di TPI, dicendo, e qui la citiamo, le sue conclusioni sono troppo belle per essere vere, tecnicamente impossibili. I motivi di questa critica sono due. Il primo è che TPI si basa, almeno in parte, sulle dichiarazioni delle aziende sotto controllo. Il secondo, che valuta le prospettive a lungo termine, senza tenere conto di quello che avviene nel breve medio periodo, quando queste aziende si sentono quindi autorizzate a fare un po' quello che vogliono. Un esempio, secondo Reclam Finance, è quello di Eni, che imperversa per ogni dove con immagini e slogan rassicuranti, ma continua imperterrita a sviluppare il suo tradizionale core business. Tanto che, dice Reclam Finance nel suo report, nel 2030 la strategia di Eni sarà ancora molto concentrata su petrolio e su gas, mettendo ulteriormente a rischio il declino dei combustibili fossili. Del resto non può sfuggire che quando la Coca-Cola sponsorizza la COP27 di Glasgow contro i cambiamenti climatici, qualcosa che suona stonato c'è. Ma entriamo nei meandri dei finanziamenti alle aziende e quindi anche nelle decisioni che importanti istituti di credito prendono anche con soldi dei cittadini, quelli normali, quelli che hanno messo da parte qualche euro e vogliono investirli in modo sostenibile. Si parla di investimenti ESG, sigla che sta per Environment Social Governance, che indica un modo trasparente e responsabile di indirizzare il denaro verso compagnie e società che si impegnino in azioni sostenibili in campo ambientale, sociale e di governance. È un capitolo decisamente importante se Bloomberg garantisce che entro 5 anni un terzo degli investimenti sarà di questo tipo. Certo, come ammonisce Eurosif, Forum Europeo per gli Investimenti Sostenibili e Responsabili, non basta mettere il cartello sostenibile, bisogna garantire che le strategie su cui si investe abbiano un'efficacia reale sul mondo. Insomma, per citare Palmiro Cangini, fatti, non pugnette, voilà che... Ma siamo alle solite, chi controlla che gli investimenti siano corretti? Quello che avviene è un po' come la quotazione delle imprese commerciali e statali. Viene data una valutazione, un rating, dal peggiore, la D di Domodossola, alla migliore, la tripla A di Altolà, provincia di Modena. Oggi tutti conoscono i nomi delle società che fanno questo servizio, come Moody's o Standard & Poor's. Bene, ci sono agenzie che fanno un lavoro simile anche per gli investimenti ESG, ma con diversi criteri, 35 in tutto, tra i quali figurano anche le informazioni fornite dall'azienda indagata. Tra i più importanti valutatori c'è MSCI, che sta per Morgan Stanley Capital International, con sede a New York. Le indicazioni ufficiali di questa società sono improntate al benessere del mondo, che vogliono far diventare un posto migliore, una frase che sentiamo ripetere ad ogni occasione da chiunque, pure dall'imperatore Zurg. Tuttavia non tutti si fidano delle loro parole. Non lo fa, ad esempio, un settimanale finanziario importante, il Bloomberg Business Week. Dopo aver fatto tutte le sue ricerche, pubblica un articolo il 10 dicembre 2021, un articolo piuttosto sorprendente e di grandissimo interesse. Il fatto è che MSCI poche settimane prima aveva aumentato il rating ESG di ben 155 società statunitensi, azione che per gli esperti di Bloomberg puzzava terribilmente di inciucio. E così ha fatto dei conti. Riportiamo solo uno dei tanti esempi possibili, quelli della ben nota McDonald's. Nel 2019 l'azienda di fast food emette in atmosfera 54 milioni di tonnellate di gas serra, il 7% in più dell'anno precedente. Più di uno stato delle dimensioni del Portogallo o dell'Ungheria. Questa cifra enorme in larghissima parte deriva dalla filiera della carne, di cui McDonald's è uno dei maggiori acquirenti al mondo. Morgan Stanley, tuttavia, ha pensato bene di aumentare il rating da una doppia B ad una tripla B. Perché mai? Lo capiamo leggendo il documento della stessa Morgan Stanley, quando afferma che il rating, la tripla B, è un progetto per misurare la resilienza di un'azienda ai rischi ambientali, sociali e di governance, cioè ESG, a lungo termine del settore. Traducendo questa frase in un italiano più comprensibile per me che aboro le supercazzole, capiamo che MSC non valuta l'impatto dell'azienda sul pianeta o sull'ambiente, ma l'opposto, cioè l'impatto che gli investimenti sostenibili avranno sul futuro economico dell'azienda. Nel caso di McDonald's, Morgan Stanley ha concluso che l'aumento delle emissioni non incide sul futuro dell'azienda, dunque avanti così a inquinare a più non posso. E le altre aziende a cui è stato aumentato il rating? Secondo Bloomberg, delle 155 esaminate, 154 sono nelle stesse condizioni di McDonald's. Un trionfo. Ma il greenwashing di questa società di rating esplode in modo più che evidente quando tra i motivi che premiano le aziende vengono citati i bidoni della raccolta differenziata messi a disposizione nei locali francesi e inglesi di McDonald's. Ed ecco che un'azione dovuta, per legge, viene spacciata come un comportamento virtuoso. È come se si premiasse uno che si ferma con il rosso, non spara ai passanti. E la logica è sempre la stessa anche in altri campi, ad esempio la valutazione di stress
idrico di un'azienda chimica non valuta l'impatto sulle forniture idriche della zona in cui produce prodotti chimici, ma misura se le comunità hanno abbastanza acqua per sostenere le loro fabbriche. E questo indipendentemente dal fatto che la società cerchi di limitare gli scarichi nocivi nei sistemi idrici locali. Parlando di soldi, potevano mai mancare gli istituti di credito? Dal 2016 al 2020, 60 grandi banche hanno foraggiato le industrie fossili con 3.800 miliardi di dollari. Alla faccia della transizione ecologica, da notare che questo avviene subito dopo la firma dell'accordo di Parigi. Sembra una mossa per smentire i 196 stati che quell'accordo l'avevano appena sottoscritto. In cima alla classifica c'è JP Morgan Chase con 317 miliardi, un valore che è quasi il doppio del prodotto interno lordo ungherese. Nonostante questo, per Morgan Stanley la banca di New York merita addirittura una A e viene quindi dichiarata in linea con gli obiettivi internazionali sul clima. Ah beh. Ma il greenwashing non si ferma soltanto a queste azioni aum. In molti casi, per apparire verdi, ma proprio verdi, come se si avesse un eccesso di bilirubina nel sangue, può capitare che un'azienda decida di attuare una riforestazione per compensare i danni prodotti dalle proprie azioni. Succede ad esempio con Michelin, che ha speso 95 milioni per rinverdire 90.000 ettari in Indonesia. Si scopre però che si tratta di una piantagione di gomma naturale a monocultura, che sostituiva migliaia di ettari di foresta pluviale, habitat di oranghi, orsi, tigri ed elefanti, rasi al suolo da Royal Lestari Utama, un partner locale di Michelin. Famoso è anche il caso del gruppo musicale Coldplay, che più volte sembrerebbe essere caduto in azioni di greenwashing. Denominati in un articolo del Guardian utili idioti, il gruppo avrebbe stretto una collaborazione con la compagnia finlandese Neste Oil, società di raffinazione, trasporto e vendita di petrolio e biodiesel, per dimezzare le loro emissioni durante i tour la scorsa settimana. Peccato che l'azienda, attraverso i suoi fornitori di olio di palma, si sia resa responsabile tra il 2019 e il 2020 della deforestazione di almeno 10.000 ettari in Indonesia e Malesia. Forse i Coldplay sono solo stati tirati in mezzo, ma la richiesta di abbandonare quello sponsor è rimasta per ora lettera morta. Simpatico poi che l'azienda sia finlandese, figlia di una società che bombarda le nuove generazioni con il tema della sostenibilità. Ci sono poi tentativi di greenwashing che non si sa se siano più ingenui o più stupidi. Il primo premio va alla coreana Innisfree, marchio di cosmetici. Uno dei suoi prodotti è stato venduto in un flacone, coperto da un'etichetta che garantisce: ciao, sono una bottiglietta di carta. Peccato che la carta nasconda un flacone di plastica. Ma sappiate una cosa, nel mondo non esiste soltanto il greenwashing tra tutti i tipi di lavaggi. Tralasciando lo sport washing, di cui già abbiamo parlato nel video sui mondiali in Qatar, vale la pena di spendere qualche minuto sui social washing, anche se qui ci vorrebbe un video a sé stante. Fino a qualche decennio fa, per vendere pneumatici, sembrava fosse obbligo metterci a fianco una donna affascinante e con pochi vestiti. Un modo a dir poco oltraggioso di utilizzare l'immagine femminile, sì, un atteggiamento da Neanderthal o da Continental. E scusate, non era nel testo, ma non ho resistito. Chiedo scusa a tutti. Oggi, per fortuna, le cose stanno cambiando, anche se lentamente e con varie eccezioni. Cambiano anche perché le aziende possiedono una quantità enorme di informazioni dei propri potenziali clienti. Come fanno? Lasciando stare le possibilità di spiarci attraverso tutto ciò che è smart. Sì, Snowden, tra poche settimane parleremo anche di te. Quelle informazioni gliele forniamo noi. Ad esempio usando i social in modo sprovveduto, con i nostri buongiornissimo caffè su Facebook e company, sui quali riusciamo a mettere tutto quello che ci riguarda, le nostre scelte culturali, i nostri orientamenti, le tendenze religiose, l'etnia, addirittura la nostra geolocalizzazione. E lo facciamo gratis. In questo modo le aziende sono in grado di puntare su obiettivi classificati, di cui conoscono i gusti e i desideri di acquisto. Ancora una volta va sottolineato che ci sono molte aziende che hanno iniziative serissime in questi campi, ma al tempo stesso anche qui i cattivi esempi si sprecano. Tra le aziende più colpite da provvedimenti social washing c'è la svedese H&M, finita sotto processo nel 2022 per aver usato sui vestiti etichette inneggianti alla sostenibilità. E anche qui, figlia di una realtà, la Svezia, dove nella realtà dei fatti, nonostante le operazioni di facciata, il lavaggio verde è molto radicato. Molti brand in Svezia, ma pure nel resto del mondo, si affidano poi ai cosiddetti influencer, che spesso sono persone che di quelle merci non sanno proprio un tubo. Eppure, secondo il tool Bozul, che
analizza proprio l'effetto degli influencer sul mercato, due ragazzi, millennial e Gen Z, su tre, si affidano agli influencer per decidere cosa comprare. Siamo d'accordo che non tutto il mercato è attraversato da questi truffatori, ma come comportarci allora di fronte a tutto questo grande lavaggio di facciata? Difficile rispondere, ma è certo che una buona informazione e uno spirito critico sarebbero utili a molte persone. Fin tanto che il marketing sarà convinto di avere a che fare con degli utili idioti, questi escamotage continueranno ad esistere. Come si ottiene uno spirito critico? Studiate, leggete, documentatevi. E ogni tanto guardate pure qualche nostro video su YouTube, va là, per aspera. Dimenticavo, l'8 febbraio uscirà il reportage che abbiamo registrato in Islanda, finalmente direi. Mentre il 6, cioè tra qualche giorno, sarà disponibile per la categoria di secondo e terzo livello di Patreon, dei mecenati, e anche per gli abbonati di YouTube di secondo e terzo livello. Questo è per chi non volesse aspettare troppo, non avesse la giusta dose di pazienza per attendere la pubblicazione ufficiale del reportage. Ma ci siamo, ragazzi. Finalmente abbiamo il documentario. Per aspera, ad astra.